Con Dario Ciarlantini, coordinatore nazionale SCA Italia. Torniamo indietro nel tempo, torniamo alla metà di gennaio, quando si è tenuta a Rimini l'assemblea SCA Italia, la prima assemblea con la sigla SCA Italia. Un'assemblea molto turbolenta, un'assemblea ricca di polemiche, che Ciarlantini vuole riassumere in qualche battuta. Sì, vero. Diciamo che ci hanno molto criticato, dice questa assemblea, sì, è stata abbastanza polemica, sono arrivate le critiche, come giustamente che sia quando uno fa l'assemblea, le cose non vanno bene, anche dei complimenti, però insomma le critiche e le polemiche l'hanno fatta da padrone. Mi piace mutuare una battuta che ha fatto Maurizio Giuli, un intervento che ha detto che ero venuto qui felice per farvi complimenti, però... vi dico che eravate a 2 centimetri dal traguardo e alla fine vi siete fatti un autogol. Sostanzialmente, ecco, sembrava che avevamo fatto, l'ho interpretata come per dire: guarda, eravate quasi perfetti, siete arrivati lì, e invece questa assemblea ci sta, per queste polemiche, ci stanno facendo non arrivare al traguardo quello che speravamo. Diciamo che io l'ho interpretata un po' così, quando uno gioca con la palla e poi dopo gli altri non ci arrivano, prima ti danno delle spintarelle, poi iniziano a darti calci sugli stinchi. Quindi sostanzialmente diciamo che ho ricevuto qualche calcio sugli stinchi in questa assemblea. Però a me piacerebbe parlare di progetti, anche perché ora nell'assemblea avevo molta difficoltà a parlare, stavo veramente Ecco, proprio in vediamo connessione e mi piace. lasciamo da parte le polemiche e andiamo sui progetti, Sì. sulle cose concrete. Esatto, a me piacerebbe lasciare. Sì, faccio questa premessa, lasciare forse il termine giusto perché ho intenzione di non ricandidarmi, okay? Sono 3 anni e mezzo fa ho iniziato questo percorso, prima come membership, poi essere come coordinatore nazionale, e ho intenzione di non ricandidarmi, quindi non parliamo di pre-propaganda elettorale, eh? Parliamo solo di progetti che sono stati discussi e che diciamo stanno in questa storia della Sky. Progetti importanti, abbiamo parlato della scheda di assaggio il caffè verde, questi sono progetti rivoluzionari. Parliamo dell'handbook, che è un progetto sì formativo, ma è anche un progetto di promozione. Okay? Non dimentichiamoci che l'handbook comunque è un progetto che è uno strumento educativo, è uno strumento anche di promozione e di divulgazione. Okay? E questo qui, l'handbook, mi piace sottolineare che tutti gli introiti vanno direttamente all'associazione, non c'è un altro libro che vende l'associazione che gli introiti vanno tutti all'associazione, cioè non c'è un 1% che qualcuno guadagna al di fuori dell'associazione, quindi tutti i soldi che entrano verranno reinvestiti. Okay? Poi un altro importante progetto è un evento, un grande evento sui consumatori e sui torrefattori, anche soprattutto i micro roaster, ok? Diciamo che stiamo su un tavolo per poter organizzare questo grande evento insieme ad altre importanti associazioni, altri importanti enti, però mi fermo qui perché insomma è giusto che mi fermo qui, però qualcosa di rivoluzionario oltre all'handbook e oltre alla scheda per l'assaggio stiamo facendo. Poi ovviamente ci sono altre cose che mi piace lasciare come segnale di quello che è successo, soprattutto diciamo che io ho sdoganato un po' il ruolo del coordinatore, sia prima membership poi coordinatore nazionale, in cui prima il coordinatore in eventi importanti lavorava, non era dedicato all'associazione, invece adesso durante gli eventi importanti, parliamo di SICEP, parliamo di Host, parliamo comunque del World of Coffee, dei mondiali, c'è un coordinatore che sta lì a rappresentare l'associazione italiana, dell'associazione italiana in questi importanti eventi, ok? Poi ho lasciato anche una certa stabilità economica, insomma uno dei miei compiti era lasciare la stabilità economica e sostanzialmente questo è stato. Grazie a un'intuizione siamo riusciti a risparmiare circa 5.000 euro l'anno sul contratto della segreteria. Poi un'altra cosa, insomma, che all'inizio non era ben piaciuta, era il presentatore professionale per le finali dei campionati, cioè sostanzialmente noi siamo un'associazione bella, grande, forte, siamo in crescita, uno dei comitati più importanti al mondo e le nostre finali nazionali dovevano essere presentate in modo professionale. Sta crescendo la professionalità
dei concorrenti, dei competitor, è giusto che anche la professionalità di chi è l'immagine in quel caso sia sempre più professionale. Dobbiamo dare un'immagine, insomma, all'esterno molto professionale. Quest'anno c'erano due dirette streaming e quindi, insomma, capite che una certa professionalità nel parlare ci vuole, nel presentare ci vuole. Altra cosa che abbiamo lanciato è finalmente parliamo con i grandi player. Prima l'associazione era piccola, l'associazione non era appetibile in Italia, adesso è appetibile in Italia e all'estero e quindi possiamo parlare con i grandi player. Senza grandi player non si può essere un'associazione mondiale. Non si può dire un'associazione mondiale perché io, non lo so, ho soci in 4 paesi del mondo. L'associazione è mondiale quando veramente l'interesse e il coinvolgimento è mondiale. Abbiamo cercato di creare anche dei progetti ad hoc per questi grandi player, perché comunque la SCA mette a disposizione degli strumenti, ognuno se ne avvantaggia in determinato modo. E questi personaggi chiedevano: ma come posso io farne parte? Perché ne devo fare parte? E quello è stato un po' il mio compito, creare delle proposte ad hoc. Una cosa molto importante che ho proposto, lo dico ufficialmente per dire all'Autogrill, ho detto che loro avrebbero trovato giovamento nell'assumere come baristi baristi formati SCA, okay? Quindi chi ha delle certificazioni del Coffee Diploma System dovrebbe avere una priorità nell'assunzione in queste importanti catene, okay? Per evidenti motivi, insomma. Poi dopo ci sono stati altri progetti che vi dico velocemente, che io comunque ho presentato e poi dopo sono rimasti un po' fermi. Il Brand Competition, quindi le gare semplificate per delle ditte per coinvolgere più baristi e più clienti, per, diciamo, aprire questa porta e far approcciare prima all'associazione. Ho cercato di portare avanti il progetto Simil Trismoca, tanto onore a Trismoca, ha fatto un progetto eccezionale, l'ho sempre detto, lo dirò sempre, progetto scuola alberghiere che prevede formazione e competizione. L'abbiamo messo lì, io purtroppo volevo fare anche io un esempio di questo progetto, un progetto pilota, perché non tutte le scuole alberghiere non tutte le persone sono serie, corrette ed oneste, quindi ho trovato determinate barriere sotto l'aspetto soprattutto dell'onestà, e questo me ne dispiace. Bacheca cerca e offre lavoro, un'idea mia del 2014 che è un po' ferma, poco promossa, ma secondo me il network serve anche per trovare lavoro. Le certificazioni italiane per la latte art, questa probabilmente è una proposta che ormai adesso è un po' diventata vecchia, però circa un anno e mezzo fa avevo proposto di fare le certificazioni italiane latte art, magari non riconosciute a livello internazionale, però a livello nazionale potevamo fare questa certificazione. E a me piace anche incentivare, ho proposto insomma di incentivare la partecipazione a strumenti qua, tipo il collab, cioè partecipare di più a questi strumenti che la SCA, che l'associazione ci dà. Stavo lavorando per il futuro, e questo qui però ovviamente era in fase embrionale, ho cercato di coinvolgere importanti personaggi per creare un barista guild italiano bello, forte, grande, perché siamo tanti baristi, una grande comunità, è giusto che diventiamo un barista guild forte, e non ci siamo riusciti. Una cosa che mi preme sottolineare è anche il roasting guild unito al campionato roasting. Secondo me queste devono essere sempre più importanti. Io l'ho sempre detto, i torrefattori italiani sono tantissimi e è giusto che facciano squadra, è giusto che facciano sinergia, e il campionato roasting deve essere sempre più importante. Diventi sempre più importante attraverso la credibilità. Ho cercato e cercherò e volevo lavorare molto sulla credibilità, perché un campionato diventa importante partendo prima dalla trasparenza e soprattutto dalla credibilità. Da lì in poi quello per me deve essere una continua crescita e deve essere proprio un flagship nei confronti del resto del mondo. Siamo torrefattori, cioè abbiamo tanti torrefattori, è giusto che questo campionato, il Roasting Guild, sia una parte importante dell'associazione italiana. Poi dopo stavo lavorando sulla formazione per tecnici, come ci ha detto il socio, mi ricordo nella riunione Mario Pascucci, ha detto dovete lavorare sulla formazione dei tecnici, e la SCA automaticamente ha creato un guild per i tecnici. Poi da questa riunione dell'Espresso Italiano, la famosa, è scaturita anche la richiesta di formazione per i consumatori. Ho avuto un approccio con delle persone che stavano portando avanti questo progetto per poi dopo presentarlo, comunque è nata anche l'esigenza della formazione per i consumatori, non solo eventi. Formazione specifica per il consumatore. Sostanzialmente questi sono un po' i progetti
di cui ho cercato di parlare in questi 3 anni e mezzo, ho cercato di proporre, qualcuno è andato avanti, qualcuno si è fermato, qualcuno non è partito, però perlomeno insomma di idee ho cercato di metterne in piazza tante. Bene, tantissima carne al fuoco, Ciarlantini. Bene, ringraziamo per questo intervento che ha, come dire, sviluppato un po' il dibattito che, diciamo così, in questa turbolenta assemblea è stato un po' bloccato dalle polemiche. Insomma, siamo andati un pochettino oltre le polemiche, che è un po' il nostro modo anche di fare giornalismo, oltre alle polemiche con delle proposte concrete, cercando di, auspicando, sperando che le proposte concrete si realizzino, diventino operative. Grazie a Dario Ciarlantini, coordinatore Sky Italia.